stessa assurda quanto geniale Royal Rumble dei comici, no? Che è stato quello che vi ha fatto soffrire di più? Cioè, quando avete visto gli avversari, ce n'era uno che temevate in modo particolare? Elio. E ognuno c'è, vabbè, ah no, nel senso che... Sì. Credevo che fosse un invito a... No, 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 però anche. Elio? Elio? No, io ne avevo quasi tutti, quasi tutti. Voglio dire che questo cast, secondo me, è stato scelto bene. Vaffanculo. E poi si è creata anche un'amicizia. Come vedi, come vedi, si è creata anche un'amicizia. Bene, però ancora il campionato non è finito e allora... No, ma devi parlare di LOL, Zlatan. Però Corriere. Ah, ok. Allora, spot, sempre sei spot. Punti, ancora puoi vincere tutto. Bravo. Che ridi. Perché Ibra non avrebbe rivali, non avrebbe nessuno che teme in modo particolare. Così, dai. LOL, che Ibra è fuori. A era proposito, così. Angelo sì. E Frank, ho visto all'inizio un po' di tensione fra voi due, ma perché vi temevate o perché vi odiavate sportivamente? No, no, perché io proprio, mi permetto, prego. Anche perché sono più grande, lo detesto proprio come persona. È reciproco e quindi non ci risparmiamo di farlo notare. Poi abbiamo cercato di trasformarla in comicità, ma fondamentalmente, insomma, quando sì. L'ho visto... La comicità viene sempre da grande sofferenza. E io ho sofferto parecchio. Sì. Bene. A proposito di sport, quanta fatica hanno fatto i vostri muscoli della faccia per non far spuntare un sorriso? Cioè, avete avuto dolori nei giorni successivi? Io un botto. A me davvero hanno fatto male gli zigomi e un po' le labbra perché mi sono... Per gli schiaffi che ha preso appena abbiamo finito. Però così meritava ogni schiaffo. La donna di nuovo. È stata dura, è stata dura. È stata come durissima. Sanno tutti quelli che hanno fatto per una volta almeno quel gioco in cui bisogna tentare di non ridere guardandoti dentro gli occhi, no? Terribile per 6 ore, Mara, anzi più di 6 ore. Mara, l'ultima domanda è per te. Te Fedez avevate un vantaggio clamoroso sugli altri, no? Cioè potevate ridere come noi spettatori del resto. Che meraviglia, eravamo dei beneficiati. Abbiamo molto riso sempre perché ci hanno fatto scoppiare dalle risate. Loro dovevano star seri, ma io e Fedez potevamo divertirci alla follia. Ci sono state delle situazioni che ti hanno fatto ridere in modo particolare? Ma devo dire, loro sono... Beh, uno che mi fa molto ridere è Elio, che non è un comico. E che le hanno appena detto a Mara di non fare spoiler, quindi c'è una cosa che l'ha fatta morire, che ha fatto Elio, ma che non... Poi gli altri tutti, a turno tutti mi hanno fatto, anche se loro erano serissimi, facevano molto ridere. Tutti? No, lui no. Ah, ok, grazie Mara. Allora, grazie a tutti e grazie soprattutto a Zlatan. Grazie. Sì. Cosa vuoi? Grazie a te. Va bene. Grazie dai. Mille. Però metti giù. Ciao. Basta. Ce li hanno detti gli avversari, capito? Ce li siamo trovati lì per lì sul serio, sono stati bravissimi. Sono stati bravi, veramente. Noi fino a che quando li abbiamo incontrati nel programma, li abbiamo incontrati per la prima volta veramente. E quando l'avete visto, chi è quello che vi ha spaventato di più? Lillo. No, personalmente Pintus, perché sapevo che avrebbe potuto farmi ridere da un momento all'altro. Io, guarda, io ti dico la verità, veramente un po' tutti, perché sul serio è capitato, per fortuna anche per il piacere, insomma, di avere tutti i comici che stimo, che amo, che mi fanno ridere, però l'imprevedibilità di Elio mi spaventava, sì. Beh, poi non lo possiamo dire, ma per come si è presentato già di per sé, insomma, era... Infatti. Un'opera d'arte, ecco. Allora, alla fine, col senno di poi, no? Avreste utilizzato la stessa strategia che avete usato lì dentro? Cioè, ora non posso spoilerare troppo, ma dai primi 4 episodi si vede che c'era qualcuno che era in prima linea, qualcuno più defilato, attendista, diciamo che era più concentrato nel tentativo di non ridere. Avreste cambiato un po' la strategia rivedendovi poi successivamente? Io rifarei esattamente le cose che ho fatto nel programma. Idem. No, a parte che non ci siamo rivisti, cioè non siamo ancora visti noi all'interno del programma, quindi non sappiamo... Non ho fatto vedere delle puntate, no? No, però adesso a freddo su due piedi io ti direi che rifarei esattamente le stesse cose, anche perché ero convintissimo di uscire in meno di 30 secondi e quindi la mia strategia era quella di spararmi tutte le cartucce subito. Quindi... No, comunque, no, guarda, per divertirti veramente in un gioco del genere è non avere strategie fondamentalmente, fermo rimanendo che devi far del tutto per non ridere, perché il gioco è quello, per carità, però se ti fai troppe strategie poi vieni smentito e neanche ti diverti più di tanto, secondo me. No, io
Vai, vai, Caterina, dimmi. No, no, scemenza. No, io a oggi col senno di poi dico, ripeto, farei Celebrity Hunted. Dove mi potrei divertire in santa pace. Da sola, correndo. Correndo, scappando, ma puoi mettere. La mia tecnica per non ridere era quella di mangiare e bere compulsivamente qualsiasi cosa, quindi giorni successivi ne ho sentito le conseguenze. Schifo, basta. Mal di testa, cioè, veramente, giuro, mal di testa a fine gioco. Benissimo. Allora, un'ultima domanda. Quali sono state le situazioni là dentro che vi hanno regalato più divertimento? Cioè, c'è stato un momento esatto nel quale avete pensato, vabbè, cioè, non ridere adesso è impossibile, sono letteralmente fottuto? L'esibizione di Elio. Mamma mia. Cioè, ognuno ha fatto una sua esibizione singola. L'esibizione di Elio era realmente la cosa più irresistibile degli ultimi 12 anni. Era talmente demenziale che veramente non... sono d'accordo, anche per me è stata quella. E poi anche il momento in cui abbiamo improvvisato un musical, improvvisato al volo, quello è un momento che a rischio, sì. Io non ricordo nulla, ho rimosso, voi ricordate le cose che abbiamo fatto? Io veramente ero spenta. Sono traumi. Sono traumi.